Salve amici e bentornati sul canale. Io sono Maria Chiara e oggi sono qui per parlarvi delle mie ultime letture. Iniziamo proprio da Vox. Allora, questo libro è stato molto molto chiacchierato qui su YouTube e su BookTube. E allora mi è venuta molta curiosità e per cui l'ho acquistato e ho deciso di leggerlo immediatamente. Infatti appena è arrivato l'ho acquistato questo su Libraccio e quindi l'ho pagato, veniva più di 20 euro, mi sembra sui 20 euro, l'ho pagato intorno ai 10 euro e mi è venuta curiosità e quindi l'ho voluto comprare, l'ho voluto leggere per farmi un'idea. Ma di cosa parla? Come molti saprete, poi c'è anche chi non lo sa, quindi un po' lo spiego. Questo libro è un distopico e è ambientato in un futuro prossimo. In America, negli Stati Uniti, c'è il divieto alle donne, assoluto, di parlare, di dire più di sole 100 parole al giorno. Io ero morta dopo circa 5 minuti, anche meno. Quindi loro praticamente avevano una sorta di contatore di parole, di braccialetto, lo appoggio perché pesa dopo un po', avevano una sorta di braccialetto, di contatore, che praticamente contava le loro parole. Arrivate alle 100 parole, il braccialetto emetteva una scossa elettrica, sempre più forte se la donna poi continuava a dire ulteriori parole. La cosa orrenda, perché io l'ho trovato un horror questo libro qui, non un distopico, per me, cioè, un futuro del genere, un horror. Poi, cioè, a me è piaciuto, devo dire che mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare molto, mi è piaciuto anche lo stile dell'autrice, che non ho detto il nome, ma è Christina Dalscher. E per me è un horror perché? Perché comunque immaginare tutta la libertà che uno ha, che noi abbiamo nel parlare, nel comunicare, nel leggere, nello scrivere, e poi di colpo tutto questo viene tolto, perché è così che accade nel libro. Praticamente la storia, la protagonista si chiama Jeanne McKellan. Credo, Jeanne, comunque lei è una scienziata, una donna con ben 4 figli, sposata con 4 figli, è una mamma di 3 maschietti e una piccola femminuccia di 5-6 anni, e di colpo dall'oggi al domani, dopo aver fatto il lavaggio del cervello a diverse persone, il governo che è al potere ha deciso di mettere tutti questi contatori, bambine incluse, quello per me è l'orrore più grande, a queste bambine dai 4-5 anni in su, anche per le bambine 100 parole al giorno, cioè è un qualcosa di abominevole, cioè impensabile, inimmaginabile. E quindi la storia è praticamente questa, che Jeanne, questa scienziata colta, intelligente, con 4 figli, deve smettere di lavorare e deve parlare solo con le sue 100 paroline al giorno. Lei è una linguista, quindi lei amava in modo viscerale la lingua, ha origini italiane, infatti viene chiamata anche dai suoi ex colleghi di lavoro anche Gianna, e lei, avendo anche origini italiane, spesso anche nel libro fa dei riferimenti all'Italia, che possono piacere o non piacere. Infatti lei dice che se questa cosa delle 100 parole al giorno e del contatore fosse accaduto in Italia, perché la problematica del contatore, di questa restrizione, di questa sorta di dittatura, chiamiamola così, una vera e propria dittatura in finale, era circoscritta solamente agli Stati Uniti. Quindi lei fa dei riferimenti all'Italia, a come c'è la gestualità in Italia, e si vede anche dai miei video, insomma, un po' è vero che utilizziamo molto il linguaggio del corpo. Può piacere o non piacere, diciamo, questo suo modo di
di rendere la donna italiana, perché poi lei lo dirà nel libro, forse più furba in un certo modo, perché lei dice, se questa cosa così atroce fosse accaduta alle donne italiane, sicuramente loro attraverso il linguaggio del corpo avrebbero trovato un escamotage per uscire fuori da queste 100 parole. Comunque, chiusa la parentesi, la storia si svolge come lei, essendo una scienziata affermata, aveva fatto degli studi sul cervello e sulla capacità del linguaggio. E lei avrà una sorta di libertà, una certa libertà le verrà rimosso, quindi per un periodo, questo braccialetto delle 100 parole, ma lei dovrà fare con i suoi ex colleghi degli studi, portare avanti degli studi per il governo. Ecco, in sintesi è questo, senza dire troppo della trama. Quindi vedremo cosa accadrà con questa nuova libertà di parola a questa protagonista, Jeanne. Allora, a me il libro devo dire che è piaciuto molto, mi ha fatto molto, come dicevo, riflettere su l'importanza del linguaggio, del nostro linguaggio, del nostro comunicare, del nostro parlare. La cosa che più mi ha fatto orrore è che lei non poteva comunicare con i suoi figli. E quindi immaginare una bambina, sua figlia di 5 anni, che si limitava anche lei nel parlare. La cosa che mi è sembrata ha stonato un po', secondo me, perché lei comunque la costruisce bene questa realtà, la descrive bene, tutti i sermoni che vengono fatti da questa sorta di parroco, di prete, non lo so, che odiava le donne e che lui, insieme ad altri nel governo, cercava in tutti i modi di dare restrizioni e punizioni alle donne, soprattutto quelle che cercavano di sviare, svicolare questo braccialetto. Infatti tante moriranno, insomma nel libro si deduce che molte donne purtroppo si suicideranno, cioè moriranno proprio a causa di queste scosse elettriche che il braccialetto procura, ma date le tante restrizioni, non potevano leggere, non potevano scrivere, non potevano parlare, molte donne sono impazzite e si sono anche suicidate attraverso proprio l'utilizzo del braccialetto, quindi parlando parlando sono morte. E quindi ecco, queste figure che non sono tanto distanti, nel senso tanto irreali, perché esistono queste sette, perché a me ha fatto pensare un po' a una sorta di setta, no? Che cercano di dare tante tante restrizioni, non solo alle donne, ma proprio nella vita di tutti i giorni, no? Cercano di togliere quella libertà che qualcuno si è costruito e guadagnato nel tempo. Quindi mi ha fatto orrore il fatto proprio che lei non potesse comunicare con i figli, non potesse più leggere. Anche in televisione dovevano vedere solo certe cose, venivano trasmesse solo determinate trasmissioni. La donna, il ruolo della donna era quindi completamente messo da parte, cioè la donna come angelo del focolare non doveva lavorare, non doveva parlare, doveva solo accudire il marito e i figli. C'è cioè un qualcosa che veramente mi ha messo molta angoscia e tristezza, però mi ha fatto anche riflettere, perché in qualche modo è un libro che dà comunque un messaggio di speranza, e l'autrice in un certo modo non lo nasconde, insomma anche altri booktuber lo hanno detto, abbiamo capito che comunque per lei questo è il suo primo, è un esordio, è il suo primo libro, in qualche modo è una denuncia anche al governo americano, al governo attuale che c'è. E quindi io è una lettura che vi consiglio sicuramente, e per cui anche un bel regalo da fare per Natale. Bene, il video finisce qui. Questa è stata una delle mie letture del mese scorso di novembre, però ho voluto fare un video solo su questo libro perché avevo molte cosine da dire, quindi ho preferito girare il video solo per questo libro qui. Io vi mando un bacione grandissimo, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e controllate sempre che sia attiva la campanella. Un bacione da Maria Chiara.